C'era stato un contatto già lo scorso anno, poi era venuta meno una situazione perché non avevamo trovato, insomma, un punto d'accordo. Poi quest'anno il direttore Tursi si è rifatto vivo, la cosa mi ha fatto enormemente piacere. Con un anno di ritardo il matrimonio tra Fabio Di Domenico e il Corato si è celebrato. Sarà l'ex attaccante che proprio in neroverde ha chiuso la carriera da calciatore 10 anni fa a guidare il club nel prossimo campionato di eccellenza. Un annuncio arrivato nel weekend ma maturato attraverso giorni di dialogo e confronti andati a buon fine. Importante, non lo nasconde l'allenatore, è lo spirito ambizioso della proprietà. È chiaro che c'è tanta voglia, al di là della categoria, uno poi, al di là della categoria, l'importante è avere la consapevolezza di lavorare con gente che condivide il tuo progetto, che condivide le tue idee e con le quali si deve fare sinergia per portare avanti tutta la stagione. Non è un mistero, infatti, che Patron Maldera sia stato corteggiato da diverse piazze di D ed eccellenza per spostare altrove gli investimenti assicurati a Corato. La proprietà, però, è stata irremovibile. L'avventura neroverde prosegue al netto della delusione per il finale dello scorso campionato di eccellenza. La ricetta? Tanto equilibrio e zero spese folli. Avere un profilo basso, di economizzare sui giocatori, non prenderne tanti nei doppi ruoli, ma cercare di pescare quelli giusti. Abbiamo un vantaggio che è quello di partire con largo anticipo, magari anche rispetto a tante altre realtà, per cui abbiamo la fortuna di poter avere il tempo dalla nostra parte e quindi poter ponderare le scelte e cercare di sbagliare il meno possibile. Nella sua avventura in neroverde, Mister Di Domenico sarà coadiuvato dal preparatore dei portieri Saverio Brescia e dal preparatore atletico Vincenzo Pellicani. L'allestimento della rosa 2019-2020, da concordare con il direttore sportivo Vito Tursi, confermato nel ruolo, passa per una certezza: sarà rivoluzione tecnica. Sono tanti ragazzi che non verranno riconfermati in virtù delle vicissitudini successe l'anno scorso, si punterà su qualche under magari che resterà con noi e poi credo che la maggior parte dell'organico sarà rivoluzionata.